nella buona e nella cattiva sorte. Terzo impegno della compagnia CAF, una divertentissima opera di Mario Alessandro in tre atti, riadattata in due atti da Lorena Mico per noi della CAF. Il matrimonio sicuramente è una divertentissima commedia che ci aiuta forse a capire meglio cosa accade realmente in un matrimonio. Perché quando una persona parla del matrimonio, subito il pensiero va agli sposi. Quanto sarà bella la sposa, quanto sarà innamorato lo sposo di questa sposa. E invece, grazie a questa commedia, riusciamo a scoprire cosa accade dietro le spalle degli sposi. Cosa si mormora tra i banchi di una chiesa? Cosa viene detto tra un drink e l'altro durante il ricevimento? Ma veramente tutti gli invitati, dietro tutti i loro grandi sorrisi verso gli sposi, sono veramente così felici per loro? O magari c'è qualcuno che si lamenta? O forse c'è qualcuno che ha qualcosa da ridire su quanto sta accadendo? D'altronde si dice sempre che organizza il tuo matrimonio come meglio puoi, ci sarà sempre qualcuno che si lamenterà. E beh, forse è proprio il caso di dirlo. Ed è quello che l'autore di questa divertentissima commedia ha cercato di portare davanti agli occhi di tutti. Non vi svelo più di tanto, vi dico solo che c'è un bellissimo cast, molto giovane, variegato, c'è tanta gente, qualcuno anche addirittura per la prima volta sul palco, e per noi è stato un divertimento portare avanti questo progetto. E speriamo tanto che sia divertente anche per voi godere dello spettacolo. Il matrimonio nella buona e nella cattiva sorte, 12, 13 e 14 marzo 2016. Vi aspettiamo! The look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I